in ogni caso un pizzico di educazione in più forse ci avrebbe risparmiato scene come queste. Indico aperta la votazione. Schiaffi, spintoni, insulti, provocazioni e il Parlamento diventa un ring. E dove non arrivano le mani, ci pensano le parole. Dalle accuse sessiste rivolte dai 5 Stelle alle colleghe del PD o alla Presidente della Camera Boldrini, fino agli attacchi al Presidente Napolitano, senza contare le occupazioni. Per carità, i grillini non hanno inventato nulla. Non è certo la prima volta che i nostri onorevoli si trasformano in lottatori liberi in cerca di scontri più che di confronti. Tanto che anche vedere il Parlamento trasformato in una vera e propria arena ha smesso di stupirci. Ecco quindi spuntare il bavaglio di Pannella, i cappi e le manette della Lega, la maglietta di Alessandra Mussolini e il megafono di Buontempo. Insomma, se c'è una cosa che non si può rimproverare alla nostra politica è la mancanza di creatività, persino nella rissa. C'era poi chi, insomma, si presentò mangiando fette di mortadella, te lo ricorderai, ve lo ricorderete. Il caso del governo Prodi, 2008. Sì, appunto, altri con il cappio addirittura, insomma, vabbè, insomma, qualcuno nuda, seminuda, periodo di cicciolina indimenticabile. Abbiamo il collega.